seguito del materiale rubato. Con papà non credo nessun picciolo di palo. Tombarono di notte a casa i creditori, ubriachi fradici. Sfondarono la porta d'ingresso a calci e lo asciugarono di botte. E per un paio di settimane ho voglia di vivere. Ma quell'estate era stata formidabile. Eravamo al massimo della forma. Le avevamo portato a casa una cassa di champagne, trovata in qualche angolo durante lo scoppio di una cantina. Bottiglie già scadute, che andavano alla testa appena dopo due sorsi. Passavamo pomeriggio in cucina, il sudore ci colava addosso. Ricordo che ne va tanto. Le guance infuocate. Eravamo dentro la cornice di un romanzo medievale. Noi, gli eletti, riuniti in una casa che cadeva a pezzi, circondati dal silenzio dei pomeriggi d'agosto.